È stata presentata ieri la nuova Audi A3 Sedan, vale a dire la versione con la coda della compatta dei quattro anelli. Ma più in generale, a voi piace questo tipo di carrozzeria oppure siete più conservatori e preferite le classiche compatte a due volumi? Beh, per parlarne assieme, oggi ci sono anche Giuliano, ciao Giuliano, ben trovato, Ciao. e Lorenzo Curatti. Eccoci qua. Ciao Ciao ragazzi, bentrovati. Subito domanda a bruciapelo per voi: le compatte con la coda vi piacciono o non vi piacciono e perché? Ma partiamo con Giuliano. a tutti. Allora, la risposta è sì, soprattutto nelle versioni sportive, perché mi dà quel qualcosa in più rispetto alla cinque porte. In Ok, questo benissimo. senso, sì. Breve e conciso, perfetto. E invece tu, Lorenzo, compatte con la coda o senza e perché? Premessa, è un piacere essere tuo ospite in questo, e fatti nota anche la camicia, per Ah, l'occasione. ho visto questo dress code, bravo, grazie, grazie, sono onorato. E assolutamente sì, perché come dice Giuliano, anche a me piacciono le cose un pochino ricercate, un pochino inusuali, se vogliamo, e infatti tante volte Giuliano stesso mi ha insultato perché mi piacciono delle auto pazzesche che lui neanche considererebbe tali, ma sì, assolutamente valuterei l'acquisto di una tre volumi compatta. Ecco, adesso mi faccio alla Marzullo, mi faccio una domanda, mi do una risposta. Sì, anch'io sono, la penso come voi, anche a me le compatte tre volumi piacciono, proprio perché appunto si può giocare maggiormente col volume posteriore, con le forme. Poi, appunto, come dice Giuliano, in chiave sportiva danno quel non so che in più che mi piace. Intanto, vediamo, qua siete già in molti a Poi Massimo, commentare. se ci pensi, quando anche un bambino disegna una macchina, Ma sì, è vero. fa tre volumi, cioè è un po' quella con cui tutti siamo cresciuti, anche considerando i film americani, no? Le serie TV che ci appassionano. La macchina a tre volumi è un'icona, cioè una silhouette di Esatto. quel tipo piace, c'è poco da fare. Esatto. Anche se c'è da dire però che in Italia questo tipo di carrozzeria, insomma, non va per la maggiore, di anno in anno, se non sbaglio, è un po' calata come volumi di vendita. Giuliano, tu hai studiato un po' la situazione del mercato e ci dici com'è in Italia l'andamento di queste compatte con la coda? Sì, esatto. Poi dopo magari possiamo approfondire un piccolo dettaglio sulla definizione, perché noi chiamiamo berlina un po' tutto, mentre in termini inglesi sono più precisi. E andando ad analizzare i numeri di vendita, diciamo, dell'ultimo anno, da marzo di quest'anno, andando indietro fino ad aprile dell'anno scorso, per inquadrare la questione, un modello come l'Audi A3 ha venduto 300 esemplari, poco più, e per contestualizzare invece il modello più venduto ha un volume di immatricolazioni 10 volte superiore, 3.300 l'Alfa Romeo Giulia. Quindi questi sono un po' i numeri. Il secondo modello è stato la Tesla Model 3 a 2.000 unità circa, la BMW Serie 3 1.500, e scorrendo giù si scopre che la tipo 4 porte, quindi 3 volumi con la coda, ha venduto 1.000 macchine. Ghibli, Maserati oppure Porsche Panamera 500, e prima ancora dell'Audi A3 Sedan c'è stata l'Audi A4, 400 esemplari. E quindi diciamo che per noi italiani la berlina è sempre stata sinonimo di dimensioni un po' più grandi, il segmento superiore, il cosiddetto segmento D e segmento E, quindi come abbiamo citato la BMW Serie 3 oppure andando più sulla Mercedes classe E. Però questa nicchia, che almeno un paio d'anni che si è un po' rivitalizzata con novità, potrebbe essere interessante per cioè quella freschezza, magari quel look un po' più giovanile, si possono avere motori più piccoli, quindi con emissioni inferiori, ma con prestazioni comunque ancora interessanti. E poi è un trend che dall'estero potrebbe essere comunque replicato anche qui da noi. Certo, anche perché lo faccio tornare Lorenzo e la domanda è per te. Appunto, qua abbiamo un Audi A3 Sedan classica e poi dopo con Giuliano appunto vogliamo capire bene questa differenza tra berlina vera, come intendiamo noi con tre volumi, oppure berlina tout court.
ma ormai il trend è quello di creare berline però con un aspetto da coupé. Perché appunto la A3 Sedan è una berlina classica con i tre volumi ben distinti, però ci sono invece le concorrenti che abbiamo citato anche nel titolo, ovvero Mercedes e BMW, che puntano più su un aspetto anche da coupé con la Serie 2 Gran Coupé e con la CLA, che appunto è questa berlina compatta ma con questo posteriore dolce. E tu cosa dici? Secondo te, Lorenzo, questo può essere un trend sempre più in crescita e magari appunto anche Audi un domani lo seguirà, oppure pensi che Ingolstadt possono essere più conservatori perché comunque la berlina ha ancora più un senso perché magari diventa più di rappresentanza? Per quanto riguarda Audi, questo non te lo so dire. Una cosa sicuramente interessante è vedere cosa ha fatto Mercedes, perché oltre alla CLA che tu hai citato, ha scelto di introdurre anche dalle nostre parti la classe A berlina, la classe A sedan, che tra l'altro parlando con qualcuno di Mercedes, quindi dell'ufficio stampa Mercedes, ci hanno detto che è un'auto che ha riscosso un successo che loro stessi non si aspettavano. Quindi potrebbe essere questa introduzione della classe A berlina a fianco alla CLA, che comunque è un'auto che ha venduto bene anche nella prima generazione, parlo della CLA appunto. Bisognerà magari aspettare un pochino i risultati di questa mossa di mercato per capire se anche agli altri concorrenti conviene puntare su questa tipologia di auto. Effettivamente, come dice Giuliano, anzi come ha detto, riferito alla precedente generazione di A3 sedan non ci sono state grandi numeri, perlomeno dalle nostre parti, quindi bisogna dare tempo al tempo. Sicuramente, appunto, è curioso il fatto che siano ben due le compatte simil berlina Mercedes, adesso poi è arrivata la serie 2 che tu citavi, che è sostanzialmente una serie 1 allungata. Esatto, Poi allungata. ecco, tra l'altro, poi Giuliano, quando farà magari tutte le differenze, bisogna anche notare una cosa, che alcune di queste hanno una cornice frameless, cioè hanno una portiera frameless, quindi non hanno il finestrino incorniciato, sono più coupé quelle rispetto alla A3 sedan, che invece è più classica. Esatto. Adesso però cerchiamo di inquadrare meglio in questo segmento la Audi A3 Sedan. Tu, Giuliano, ieri hai fatto un video nel quale l'hai raccontata a tutti i nostri lettori e facci un veloce riassunto su quelli che sono i dati principali di questa nuova compatta con la coda dei quattro anelli. Ma iniziamo con la lunghezza di 4 metri e mezzo, circa 4 centimetri in più del modello precedente e una quindicina rispetto alla nuova Audi A3 5 porte Sportback, con un bagagliaio minimo di 425 litri per l'A3 con la coda, chiamata sedan, rispetto invece ai 380 della classica A3 5 porte che conosciamo, che sono poi anche il valore tipico anche di una Golf. Quindi questo già inquadra un po' uno dei motivi per cui su certi mercati piace questo tipo di carrozzeria. È un pochettino più larga rispetto alla A3 normale, chiamiamola così, di un paio di centimetri, è solo un centimetro più alta. In più, nel comunicato stampa si sottolineava come i sedili posteriori sono stati montati anche un po' più in basso per dare qualche libertà di movimento in più alla testa dei passeggeri posteriori. Poi c'è un discorso di design, in particolare se andate a vedere le immagini, sulla fiancata c'è una linea che può essere definita la linea di spalla che continua in maniera dritta, senza interruzioni, fino alla fine del volume posteriore per dare questa sensazione di lunghezza rispetto invece alla 5 porte che converge con la linea del tetto più verso il frontale. E poi c'è, oltre alla coda, anche le spalle larghe, insomma, come design la macchina, perché accentua ancora un po' di più i rigonfiamenti che si sono visti con il nuovo design dell'A3 con concavità e convessità. E poi qualche altro piccolo dettaglio estetico, soprattutto per quanto riguarda le versioni top di gamma con i fari a matrice di LED, con un layout, una disposizione un po' diversa, e invece andando a richiamare la disposizione dei fanali posteriori del precedente modello, quindi orizzontale, assottigliata, rispetto alle rotondità
che, a cui eravamo abituati, con questa nuova generazione c'è un po' più di tridimensionalità, vedete, un po' più di spigolo, e poi c'è anche uno spoilerino integrato nel cofano del portellone, che non è male rispetto anche ad altre soluzioni magari invece più aftermarket. E quindi è un la tendenza, quando si fanno le sedan, quindi le tre volumi, su questo tipo di segmento, è quello di dare un po' più di aggressività, un po' più di sportività rispetto alla cinque porte da cui derivano, mentre invece tradizionalmente la berlina di questa impostazione invece più è vista come un qualcosa di elegante, però magari nelle dimensioni di segmento superiore. Poi, se vuoi, possiamo già parlare degli interni, o comunque eccoli qua, perché qui ovviamente è eredita del tutto le novità che sono state introdotte con la 5 porte Sportback. Abbandona rispetto alla generazione precedente il sistema di infotainment con lo schermo che usciva dalla plancia scomparsa, che era una soluzione molto, molto apprezzata, perché lasciava anche una pulizia di interni quando non veniva utilizzato, e qui invece si sposa la linea moderna del touchscreen al centro, che è un pochettino più basso rispetto invece alla strumentazione digitale che si ha davanti agli occhi, però c'è comunque una soluzione come se fosse tutto collegato. Si può avere davanti, dietro il volante, un display dell'audio virtual cockpit fino a oltre 12 pollici, e superiore ai 10 pollici invece è il touchscreen al centro. Poi ci sono queste caratteristiche ormai bocchette dell'aria, un po' ispirate alla Urus. La console centrale è un po' più orientata verso il conducente, e rimane separato anche la climatizzazione, quindi i comandi non sono touch ma fisici, con un dettaglio sul comando del volume dell'autoradio, della commutazione dell'audio oppure della stazione radio, che è a sfioramento. Con in più la pulizia con il cambio automatico, di avere una leva molto piccola in stile nuova Porsche 911, che libera spazio sia per mettere lì davanti lo smartphone oppure più indietro per il poggia bottiglie, poggia bicchieri. Quindi su questo ovviamente il fatto di essere tre volumi sedan non ha cambiato l'impostazione appena nata con il modello 5 porte, e quindi è un interno che se la va a giocare con le rivali dirette, Mercedes e BMW, che hanno anche loro un'impostazione high-tech con una declinazione diversa. Poi invece, se volete, parliamo di motori. Anche qui diciamo che al lancio ci sono un 2000 turbo diesel da 150 cavalli con cambio S-Tronic doppia frizione 7 marce, arriverà in un secondo momento la versione depotenziata a 116 cavalli con il manuale 6 marce, e poi c'è il 1500 turbo benzina TFSI mild hybrid 48 volt 150 cavalli, con la possibilità di avere un aiutino elettrico di 12 cavalli o 50 Nm e anche la rigenerazione di energia. E sempre in un secondo momento arriveranno anche altri motori, tra cui il più piccolo 1000 tre cilindri turbo benzina da 110 cavalli, 115 anzi, e poi io aspetto la S3 e la RS3, che, come ho detto all'inizio, sono le varianti che mi interessano di più su questo tipo di carrozzeria, pensando anche, se volete, ad altri marchi come le Subaru Impreza WRX oppure le vecchie Mitsubishi Lancer Evo. Insomma, questo discorso della coda mi richiama la sportività. Assolutamente, assolutamente. Però noi abbiamo Lorenzo, che ha avuto la possibilità di provarla, la nuova Audi A3. È vero, era ancora un muletto, comunque una versione pre-serie, giusto Lorenzo? No, era soltanto camuffata. Ed era però la Sportback, per cui la versione ha due volumi, però comunque sappiamo che, e qua l'ingegnere mi può tranquillamente smentire, la dinamica di guida non cambia chiaramente tra una due volumi e una tre volumi. Per cui tu sei stato uno dei pochi al mondo, Lorenzo, a poterla provare, per cui dacci un velocissimo assaggio di quello che fa sentire la nuova Audi A3 quando la si accende e si può andare. Tu l'hai guidata su strade meravigliose, se non sbaglio. La premessa importante è che io non ho guidato la A3, ma io ho guidato l'S3,
quindi quella di riferimento Giuliano, il 2000 da 310 cavalli, e quindi sono partito col botto. Col botto. Esatto, e a proposito di botto, un po' di borbottio, si sente come dagli scarichi di questa S3 che io ho trovato divertentissima. Tra l'altro, come dicevi, l'ho provata in condizioni particolari perché ero su delle strade molto tortuose, sulle Azzorre, quindi di origine vulcanica tra l'altro, e pioveva tantissimo. Quindi, o comunque era molto viscido, le strade magari sono un poco curate dopo le piogge, e quindi c'era tantissima vegetazione anche sull'asfalto, e da questo punto di vista preziosa è la trazione integrale 4 della S3, che non è chiaramente appannaggio soltanto della S3, è disponibile anche su altre configurazioni in base appunto alle motorizzazioni. E sì, ho assaggiato un controllo, una tenuta di strada, un controllo totale, merito anche poi dello sterzo, che è molto raffinato ed è un optional anche sulle altre versioni, così come sarà poi sulla 3 sedan, che si può avere progressivo a richiesta, quindi una demultiplicazione e una servoassistenza più raffinate, se vogliamo. E poi, ecco, una cosa che ho notato tanto è stata la comodità, nonostante io avessi dei cerchi da 19 pollici, le sospensioni sono a controllo elettronico, quindi ci sono diverse mappature con le quali si può scegliere, anche nella modalità sport. Assolutamente non è un'auto, non è mai un'auto scomoda, e questo sostanzialmente va anche a fare un pochino in pari con la M135i di BMW, la serie 1 più spinta al momento. Ho provato anche quella, e effettivamente anche lì a livello di comodità stanno facendo un lavoro eccezionale, nonostante questi cerchi grandi, quindi da 19 pollici, sia nel caso della BMW che dell'Audi, ma sono auto che si possono usare assolutamente tutto l'anno, tutti i giorni, tutta la settimana. Chiaramente poi bisognerà aspettare la RS3 per vedere l'incarnazione più aggressiva. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo dell'Audi A3, secondo me chi ci segue vuole sentire un po' quali sono le nostre preferenze, ecco, una cosa che mi sono piaciuta tantissimo della A3 sono gli interni, perché secondo me elevano il livello di premium, complessità, ma anche ergonomia allo stesso tempo. Cioè un qualcosa di nuovo che, così come la classe A magari quando è stata lanciata qualche anno fa ha un po' riscritto quelle che erano le regole negli abitacoli delle hatchback, questa non fa altrettanto, non è sicuramente rivoluzionaria, però lascia comunque il segno. Questa è la mia percezione. C'è uno studio di ergonomia di tutti i comandi sul tunnel, quelli più in basso sopra il vano per la ricarica wireless, per esempio, oppure il feedback che riesce a regalare il display centrale, o ancora la possibilità di intervenire sul virtual cockpit con un tocco velocissimo per ridisegnarlo completamente. Ecco, secondo me qui vince la Audi A3. Ecco, adesso facciamo tornare Giuliano, perché tra tutti e tre abbiamo guidato appunto tutte e tre le tedesche, quindi appunto tu Lorenzo la A3 anche se senza coda, tu Giuliano hai provato la BMW serie 2 Gran Coupé anche poco tempo prima del lockdown, mentre io ho provato la CLA, per cui appunto riusciamo a fare un po' di paragoni, e forse anche perché da sempre è così, BMW punta, nonostante adesso sia passata la trazione anteriore, punta di più su una sportività accentuata rispetto alle tre concorrenti. Giuliano, tu mi puoi confermare la cosa, anche se non hai ancora guidato la nuova A3? Sì, un'altra cosa che posso dirvi, quando si fanno queste varianti di carrozzeria basate su appunto una versione 5 porte che poi diventa 4 porte 3 volumi, in realtà una piccola differenza di setup a livello di dinamica del veicolo c'è, perché tendenzialmente hanno un retroterreno con molle ammortizzatori più sostenuti, più rigidi, c'è anche un discorso aerodinamico che va a dare, e anche di distribuzione di peso, che va a dare un po' più di stabilità soprattutto ad alta velocità, e l'ho notato molto chiaramente quando ho provato la versione più sportiva della classe A 45 MG e poi della CLA.
E sul discorso invece di BMW, devo dire che intanto il capo ingegnere della dinamica del veicolo, sia della serie 1 nuova che della serie 2, è uno molto appassionato di guida, l'ho conosciuto in queste due presentazioni, e sentiva il peso di dover passare dalla trazione posteriore a quella anteriore, e devo dire che come rigidezza torsionale del pianale, facendo anche molto tesoro dell'esperienza con la Mini, che come sapete è stata sviluppata da BMW, la Mini di moderna, di nuova generazione, ed è un'ottima trazione anteriore di riferimento, e anche serie 2 Gran Coupé non, diciamo, da questo punto di vista non delude, sia come avantreno, come inserimento in curva, come trazione, stabilità del retrotreno, la giusta agilità, quindi sì, BMW tra le tre, adesso dovremmo provare anche l'Audi, ma è quella che comunque parla di più con il pilota come macchina, diciamo così, e quindi si può anche poi andare su una personalizzazione un pochettino ancora più maschia per quanto riguarda gommature o taratura delle sospensioni, quindi diciamo che da questo punto di vista mi soddisfa, e anche come interfaccia dell'abitacolo, pur essendo meno spettacolare dell'Audi o meno moderna della Mercedes, a me, che sono magari un po' più tradizionalista, non dispiace avere anche l'infotainment controllabile con il rotore fisico in mezzo ai sedili dell'iDrive, non mi dispiace come impostazione. E poi, come dire, do un po' di credito invece sul discorso poi estetico, perché fuori ovviamente non mi piace la serie 2 Gran Coupé, però su questa base invece dell'interno, questa impostazione, magari le prossime Gran Coupé, come la serie 4 nuova, che avrà qua davanti il doppio rene ingrandito, ma non in senso orizzontale, ma in senso verticale, andando a ripescare anche la tradizione delle auto d'epoca storiche BMW, quindi gli do fiducia. E una piccola cosa che poi magari mi ricollego più avanti verso la fine di questo discorso: l'hanno chiamata Gran Coupé e io mi aspettavo di trovarmi anche il portellone apribile, quindi invece di 4 porte aspettarmene 5, come la serie 4 Gran Coupé, che è una formula di berlina con la coda che a me piace di più, perché unisce la praticità della 5 porte e anche un po' della station wagon con questo tipo di invece di silhouette sportiva della macchina. E invece qua hanno fatto una scelta, anche perché un piccolo dettaglio, se volete, che ho scoperto, non mi ricordo più sinceramente se facendo questo lavoro oppure durante i miei studi di ingegneria, che viene apprezzata la berlina tre volumi, quindi che ha l'abitacolo separato fisicamente dal bagagliaio, soprattutto in Nord America, in Russia, per il freddo, quindi in Canada, sì. in questi luoghi, poter aprire il bagagliaio con meno 15, meno 10 per caricare e scaricare oggetti senza far entrare, congelare, sì, è una cosa che piace ai clienti, mentre più un discorso estetico, invece le preferenze di paesi come la Spagna, la Grecia, l'est Europa, che ha sempre apprezzato, la Turchia, che hanno sempre apprezzato questo tipo di macchine. Bene, invece appunto io faccio una rapido riassunto di quella che invece è la CLA, che appunto CLA Coupé, che appunto, come dice il nome, come vedete, è anche lei una berlina tre volumi, ma con appunto questo andamento del tetto molto dolce, come si dice in gergo, che a me onestamente piace molto, perché appunto già la rende sportiva e da ferma, e devo dire che rispetto alla prima generazione è cambiata decisamente in meglio, soprattutto il posteriore, perché, come poi spiegavano durante la presentazione, riprende qua nel disegno dei fanali quello che è il disegno di tutte le altre coupé più classiche, due porte di Mercedes, e mi piace molto perché appunto alleggerisce rispetto alla prima generazione tutto quello che è tutta quella che è la coda, per cui appunto, come dicevo all'inizio, io le compatte, anche se come misure
la CLA non è esattamente una compatta, le preferisco perché appunto permettono di giocare maggiormente con le forme e appunto hanno già questa sportività innata nella carrozzeria. E velocemente, appunto prima si parlava di come Mercedes con la nuova generazione di classe A ha rivoluzionato un po' tutto quello che è l'arredamento interno e poi dopo tutte le altre Mercedes hanno seguito questo trend, la CLA, e poi anche le più grosse, la classe, eccetera, eccetera. Quindi questo MBUX con questo doppio schermo, che è una soluzione che a me onestamente inizialmente non faceva impazzire, perché questo feeling da tablet, doppio tablet appoggiato sulla plancia, non mi convinceva pienamente, però proprio quando ho avuto modo di guidare sia la CLA, sia la classe A, e appunto le altre Mercedes che adottano questo sistema, me ne sono innamorato, se si può dire così, perché lo trovo veramente molto comodo, perché l'assistente vocale funziona molto bene, è quasi a livello di un assistente vocale di uno smartphone oppure delle varie altoparlanti intelligenti che possiamo avere in casa. Mi piace molto la funzione del navigatore satellitare con la realtà aumentata, per cui qua nel monitor di destra fa vedere fondamentalmente la strada davanti a noi con delle frecce che ci indicano dove e quando girare, e poi ha anche questa pulizia, questo sviluppo orizzontale che mi piace tanto, senza un sovraffollamento di pulsanti, che ormai è uno stile che va per la maggiore, per cui appunto dal punto di vista estetico esterno e interno mi piace molto, e anche dal punto di vista dinamico, perché questo aggiornamento della piattaforma di CLA, classe A, classe B, ha dato quel tocco di sportività in più, cioè riesce a rendere veramente molto gradevole anche da guidare una classe B, che è una monovolume classica, e lo fa, amplifica ancora di più queste sensazioni sulla CLA, perché la fa sentire leggera, dà una gran buona sensazione di controllo. Poi appunto ci sono anche varie, anche in questo caso, varie motorizzazioni, benzina e diesel, adesso è arrivata anche da poco la versione plug-in, per cui devo dire che la apprezzo particolarmente sotto tutti i punti di vista. Adesso però facciamo tornare Lorenzo, che è lì, che ci aspetta, eccolo qua, e proviamo a leggere anche un po' di quelli che sono i commenti di quelli che ci stanno seguendo su Facebook e su YouTube. C'è chi dice, ad esempio Oliviero, eccolo qua, dice BMW sicuro, per cui appunto lui è più attratto dalla quella che è la compatta con la coda della casa di Monaco. Però comunque appunto vedendo anche qua, leggendo un po' di commenti, diciamo che siamo quasi al 50-50 come preferenze. Voi un po' forse ve lo aspettavate o pensavate che le compatte a due volumi avrebbero stravinto nelle preferenze dei nostri lettori? Non so, io penso che ci sia voglia di vedere qualcosa di nuovo, tendenzialmente. Questo è, lo sappiamo benissimo, all'inizio i SUV erano la cosa diversa, adesso sono solo SUV, perciò tornare a una berlina tre volumi consente di non avere prima di tutto il classico SUV, che poi chiaramente chi cerca una dinamica di guida particolare non lo considera in primo luogo, però anche soltanto da un punto di vista estetico vedere una tre volumi è qualcosa di diverso. Tra l'altro, per non fare auto banali, se vogliamo, comunque noi stiamo parlando di tre auto concorrenti dirette, anzi quattro inserendo anche la classe A sedan, concorrenti dirette che puntano tanto sulla sportività delle linee in formato compatto. Quindi non sono auto come una volta magari che le berline sono noiose, queste sono tutt'altro che noiose, perché sia lavorando di estetica, personalizzandole, sia mettendoci sotto il motore giusto, sono tutt'altro che noiose. Quindi sì, direi che me l'aspetto, però poi un conto è quello che diciamo noi appassionati, poi quando si tratta di staccare l'assegno, evidentemente c'è ancora un po' di titubanza, ecco.
Esatto, quanto qua Lorenzo dice la Sportback è più giovanile, la Sedan è più seria, forse si può anche essere vista così, però appunto come dicevamo anche prima, in effetti la Sedan permettendo di giocare maggiormente con le forme, soprattutto in chiave sportiva, e poi con anche misure da compatta, per cui non la classica berlinona a cui tutti quanti noi siamo abituati, forse comunque anche lei può essere una soluzione anche per un pubblico più giovane. Qua ci dicono tre volumi tutta la vita, Sì, poi c'è un discorso Claudio. anche di praticità, versatilità, quindi la 5 porte più tuttofare. Queste 4 porte, berline coupé oppure berline più tradizionali, ma con una linea sportiveggiante, se volete potrebbero anche un po' sostituire una nicchia che invece è andata un pochettino più a perdersi, che è la coupé classica a 2 porte. E quindi, essendo questa proposta di berlina, che una volta era più elegante e grande, è stata riproposta in una dimensione e ad un prezzo più accessibile, potrebbe sostituire appunto quella nicchia di sportività, però mantenendo un minimo di razionalità e di sfruttabilità grazie alle porte in più. Adesso, visto che ci sono, concludo quell'accenno di definizione che abbiamo dato, perché in Italia si parla di berlina, che si dica, che si intenda una 2 volumi, 3 porte, che tra l'altro non viene più fatta, dalla Panda alla Golf, oppure la berlina con la coda a 3 volumi. Mentre, diciamo, per semplificare e per definirle meglio, ci sono questi termini. L'Audi A3 si chiama sedan, che è alla maniera americana per definire questo tipo di auto. Gli inglesi le chiamano saloon. Poi la hatchback, che noi siamo magari più abituati a sentirle nelle versioni sportive, le hot hatch, definiscono le berline a 5 porte, quindi tutte quelle che noi siamo abituati ad utilizzare, dalle utilitarie alle compatte, dalla Clio alla 208, alla Golf, alla Giulietta e così via. E poi ci sono invece queste berline coupé, che anche qua non trovano una definizione classica, che hanno la coda ma hanno 4 porte, però senza le cornici, come diceva Lorenzo. Quindi con i vetri come le vere coupé, e in più le berline invece a 5 porte, che mi piacciono molto, come abbiamo detto, la BMW Serie 4 Gran Coupé, oppure la Kia Stinger, la Peugeot 508, e via dicendo, la Skoda Octavia, che riescono a dare una versatilità di carico, magari tirando giù i sedili con un po' più di altezza, quasi come una station wagon, o comunque simile a una 5 porte, ma con molto più bagagliaio minimo di una normale hatchback. Quindi così, giusto, magari per curiosità. Benissimo, nel frattempo abbiamo fatto tornare anche Lorenzo e direi che abbiamo concluso anche per oggi questa chiacchierata adesso sul prodotto perché per fortuna nonostante il lockdown vengono ancora presentate auto nuove, chiaramente solamente online e niente, diciamo che l'appuntamento allora è per domani, sempre alle 2. Ormai dobbiamo esporci, noi qualificheremo. Io l'ho detto prima mentre ne parlavo, io direi la CLA, perché esteticamente, come guida, come interni, io penso che andrei pistola alla tempia, penso che farei lei. Ingegnere? Io la classe A sedan, perché la serie 2 non mi piace fuori, e l'Audi A3 esteticamente, insomma, preferisco la classe A. Io sarei indeciso tra A-Sedan e A3 Sedan, perché tra l'altro la CLA ha gli interni praticamente identici a quelli della classe A, perciò però risparmio 10 centimetri, un po' più corta, quindi quelle due, magari mi auguro potrebbe essere una buona idea per chiederle una volta che usciremo da questo lockdown e riusciremo a riavere le macchine in prova, fare un bel duello, triello con tutte queste macchine. Esatto. Per cui appunto, Rivedremo, grazie. rivedremo, noi tre ci rivedremo. Grazie Giuliano, grazie Lorenzo. Per tutti voi l'appuntamento è sempre qua sotto nei commenti, per cui anche dopo la diretta continuate a discuterne e parliamone assieme. L'appuntamento è per domani, sempre alle 2, su Facebook e su YouTube. Va bene? Grazie Lasciami mille. concludere Massimo con una cosa Certo. soltanto. Abbiamo Vai. parlato di hot hatch. Ieri abbiamo avuto una bruttissima notizia. La Ford Focus RS. Non si farà più, già, Quindi andate su purtroppo. Formula1.com perché trovate l'articolo che vi racconta questa bruttissima notizia.
il De Profumo. E magari poi dopo, se volete, un domani, in una prossima Motor One Call, potremo anche parlare delle migliori hottatch e del perché queste auto stanno pian pianino scomparendo. Comunque va bene. Grazie mille ancora a tutti quanti. A domani alle 2. Ciao. Ciao.